tipologie tradizionali, cornice, marmo marmorino, policromia, estetica. Allora, sono partita da molti spunti progettuali a me cari, l'uso dei pannelli di marmorino di Carlo Scarpa, l'uso del marmo di Adolf Loos, un uso molto grafico. Un altro riferimento viene dal mondo della moda, in particolare il tema dei foulard e il tema degli androni milanesi, sempre rispetto all'uso del marmo utilizzato sia per boiserie che per campiture di grandi dimensioni. Nella collezione sono state riprodotte superfici marmore e in marmorino. Entrambe le superfici sono bordate dal tema della cornice di colore nero. Per quanto riguarda i marmi, ho scelto tutti i marmi italiani in via d'estinzione, per cui marmi rari, come ad esempio il rosa Valtoce, che è il marmo utilizzato nel Duomo di Milano, o il verde Alpi, che ritroviamo spesso negli androni milanesi e in altre architetture storiche italiane. Il mio immaginario di progettista attinge a riferimenti diversi in campi trasversali come possono essere l'architettura, la moda, il design, per poi calare la mia visione estetica, in questo caso su Cedit, il suo heritage, la sua storia e anche la realtà produttiva su grande scala dell'azienda.